la zia Cri ci confrontiamo tutte le mattine, ha detto: te l'hai messa la maglietta della salute? Io anche. Belle caldine, capito? Sotto il vestito. Ci fa la crioterapia, ci vogliono vedere, esatto, le toniche. Esatto, poi ci ringiovanisce il freddo, capito? Per quello, niente rughe. Senti, zia Cri, che ricetta facciamo oggi? Oggi facciamo uno strudel con delle verdure. Semplice, con pochi ingredienti, ma di sapore e di gusto e anche leggero. Uno strudel di verdure. E questo ci... dimmi, che ingredienti allora, servono? Allora, guarda, sì. Velocemente, così intanto diamo delle indicazioni. Ecco, intanto ho già fatto l'impasto, quindi con... farina di farro, acqua, olio, un pizzico di sale. Quindi senza uova. Senza uova. Nella farcia mettiamo cipolla, carota e cavolfiore stufato in padella con... importante le erbe, in questo caso abbiamo delle spezie. Io ho messo zenzero e origano, sale e pepe. Zenzero e origano, abbiamo già impastato, quindi partiamo da questa ricetta. Vediamo che abbiamo con noi, ecco, in videochiamata. Allora, vi spiego perché questa ricetta. Sapete che io sono molto curiosa e molto attenta a quelle che sono tutte, come dire, le novità della cucina. Carlotta Perego, buongiorno, benvenuta. Ciao. Benvenuta nella nostra cucina. Questa giovane influencer, si dice così, no? Biagiarelli, tu che te ne intendi, è food blogger su YouTube, eccetera, fa una cucina che a me è incuriosito molto, che è la cucina botanica. Carlotta, tu hai scritto un libro che è diventato un bestseller, no? Che ha avuto un grandissimo successo. Tra l'altro, lo diciamo subito, Carlotta non è una parvenue, è una che ha studiato tantissimo per arrivare a questa cucina botanica, poi ce lo racconterà. Quindi non è una moda, anche se ha iniziato facendo moda, poi dopo però. Che cos'è, Carlotta, la cucina botanica? E se questa ricetta che noi, ad esempio, facciamo oggi può definirsi un po' una cucina che potrebbe stare nel tuo libro? Assolutamente, sì, assolutamente. Allora, la cucina che propongo io è una cucina completamente vegetale, quindi la ricetta che facciamo oggi ci sta perfettamente. Ed è, in che cosa differisce dalla cucina vegetariana e da quella vegana, la cucina botanica? Allora, la cucina botanica è una cucina con ingredienti completamente vegetali, quindi potremmo dire che è praticamente cucina vegana. E cucina botanica è il nome che io ho deciso di utilizzare per i miei canali sul web e anche per il mio libro. Senti, come ti ha influenzato anche il fatto di aver vissuto molto all'estero? Tu sei stata 8 anni in Brasile? Poi hai studiato proprio, hai fatto dei corsi per imparare questo tipo di cucina negli Stati Uniti, è così? Sì, assolutamente. Io ho frequentato un corso nella scuola che è stata fondata dallo chef Matthew Kenny, che è uno dei massimi esperti al mondo di cucina vegetale, quindi senza nessun ingrediente di tipo animale. E tu hai cambiato un po' il tuo modo di pensare, insomma, tu hai prima inizialmente, immagino che tu mangiassi di tutto. Allora, sì, io ho smesso di mangiare la carne a 19 anni e quando sono andata a frequentare i corsi di Matthew nella sua scuola, seguivo già questo tipo di alimentazione, però negli anni ho fatto un percorso molto, molto lento, piano piano sono arrivata a effettivamente mangiare soltanto vegetale, però sì. Da grande, questo lo diciamo perché è molto importante, no? Perché sennò poi insomma, bisogna avere consapevolezza di queste cose, cioè, quindi uno poi ci crede e lo fa. Quando hai avuto tu questa illuminazione? Perché tu hai iniziato, e anche vedendoti, no? Dal mondo della moda. Poi com'è che hai cambiato, totalmente fatto questo twist, come si dice, tra il mondo della moda e il mondo poi della cucina, che peraltro è anche molto lontano, no? L'uno dall'altro. È vero, allora a me è sempre piaciuto cucinare, già quando ero bambina io andavo per esempio a casa dei miei amici o quando li invitavo a casa volevo sempre preparare torte, però l'ho tenuta sempre come hobby personale. Poi da grande lavoravo nella moda a Firenze, che non è la mia città d'origine, io sono della provincia di Milano. Tu sei di Monza, quindi siamo quasi vicine di casa, insomma, quindi lo so. Sì, lo so. Esatto. E quindi vivevo a Firenze e non avevo effettivamente una cerchia di persone, amici o conoscenti, allora ho deciso di iscrivermi a dei corsi di cucina serali perché era quello che mi piaceva fare come hobby.
A quel punto ogni sera andavo lì e dicevo, guardando il mio insegnante, dicevo cavoli che bel lavoro che ha, e mi è proprio esplosa questa passione, finché a un certo punto ero talmente insoddisfatta del mio lavoro che ho detto cavoli, ma io ho solo 23 anni, posso ancora cambiare tutto. Quindi ho deciso di investire i soldi che avevo guadagnato con il mio lavoro in un corso di cucina. Brava, vedi, poi a 23 anni, se non cambi tutto a 23 anni, scusami Carlotta, quanti anni hai? Perché tu sei giovanissima. Adesso 27. 27 anni, una ragazza, insomma, proprio una ragazza giovane, e fai bene, perché secondo me è anche il consiglio che quando mi scrivono i ragazzi io dico sempre, bisogna andare in strade, verso strade inconsuete, non seguire come i pecoroni quello che fanno tutti, perché se si va sempre in strade già battute non c'è niente, non c'è nessuna novità, mentre bisogna avere anche il coraggio del cambiamento, cioè di dire faccio una cosa che è una mia passione e che naturalmente magari non avevo pensato di fare, e poi vediamo, poi i risultati, se si fanno con passione, arrivano. Intanto guarda, no, vediamo se facciamo bene un po' anche noi di cucina botanica. Sì. Allora abbiamo messo la cipolla, l'ho fatta leggermente, un po' di olio d'oliva, cipolla leggermente rosolata, carote e cavolfiore, tutto tagliato a piccoli cubetti, ecco. E li faccio stufare insieme. Diciamo 10-12 minuti, io adesso l'ho già preparato, però così si vede. Non lo faccio cuocere tantissimo, voglio che rimanga leggermente croccante. E le spezie quando le metti? A questo punto comincio a insaporire con zenzero, okay. E noi ce l'abbiamo qui in polvere. Vabbè, noi anche per ragioni pratiche, sì, no, naturalmente. Potrebbe essere anche certo. Uno. E dell'origano. Però io a questo punto dico sempre, uno può mettere i profumi che ama, no? Quindi certo. Il timo, la maggiorana, però in questo caso ho fatto questo abbinamento con queste verdure qui di stagione. Senti Carlotta, qual è il tuo piatto del cuore, il tuo cavallo di battaglia, quello che quando, non so, arrivano gli amici tu ti senti sicura di fare e sai che piacerà a tutti? Allora, i miei cavalli di battaglia sono due, uno dolce e uno salato, li vuoi sapere tutti e due? Certo! Ok, allora, uno sono le lasagne al ragù di ceci, che è una ricetta che c'è anche sul libro, ma che si può fare anche con delle lenticchie o con degli altri legumi. Quindi al posto del ragù tradizionale mettiamo un ragù fatto con un legume, che viene molto molto buono, anche con tanti aromi, quindi il risultato è veramente gustoso. E poi invece quello dolce è il tiramisù, che ovviamente non è un tiramisù che segue la ricetta tradizionale, perché è interamente vegetale anche qui, quindi senza le uova, senza latticini, però il sapore e l'aspetto ricorda molto il tiramisù tradizionale, quindi tutti rimangono molto stupiti quando lo assaggiano. Ecco, esatto, perché è un po' quello che si rimprovera chiaramente a questo tipo di cucina, è un po' l'assenza dei gusti a cui noi siamo abituati, obiettivamente, perché non è facile, immagino, no? Dargli comunque un tono, dargli un gusto, dargli dare una personalità a questi piatti. È vero, però è anche la mia missione cercare di sfatare questo mito, perché si può fare assolutamente. Ecco, mi raccomando, no? Io ci tengo allora che tu lo faccia bene, perché una volta ho assaggiato, dico la verità, perché io poi dico sempre quello che penso fin troppo, un gelato vegano, e veramente non posso dire che fosse buono, cioè no, era terribile, terribile, quindi ho fatto un po' fatica a trovare dei gusti che fossero, come dire, minimamente, Lorenzo, simili a un gelato. Io vorrei spezzare una lancia, ho mangiato molte più bistecche terribili in Italia. Questo che cose vero. Vegetali, esatto. Terribili. Io cioè, sono sempre come Carlotta, cioè io non dipende. Sono una che mangia tutto, ma mangio le cose di qualità, quindi anche, e lo dico in generale, meglio una cosa di qualità, indipendentemente poi dai gusti di ognuno di noi, ma che sia buona. Come dico, fate attenzione alle farine, fate attenzione alle uova che comprate, fate attenzione anche alla carne, fate attenzione a tutto, perché è da lì che poi passa la nostra. E poi le altre sono scelte giustamente di vita, che io rispetto, soprattutto quando vengono fatte alla maggiore età, no? come Carlotta, che a un certo punto ha deciso di farne un lavoro. E poi bravissima, perché insomma hai fatto davvero, insomma hai scritto un best seller. Te lo aspettavi un successo così da... così giovane? No, non me l'aspettavo sinceramente, è andata molto meglio del previsto e sono davvero davvero contenta.
Guarda, adesso noi abbiamo, vedi, tagliato la nostra pasta sfoglia che abbiamo fatto secondo tutti i crismi, sì, quindi senza uova. Un impasto semplice che deve riposare. Io l'ho tirato e gli ho fatto questi tagli laterali, perché invece di chiuderlo come il classico strudel gli facciamo sopra, diciamo, un incrocio, giusto per dare anche un effetto diverso, e vado a mettere tutte le verdure che ho cotto. Naturalmente le ho fatte raffreddare, perché se le mettiamo a caldo poi quando vado a girare la pasta potrebbe rompersi, quindi una cosa da fare attenzione tutte le volte che si prepara. Senti, ma tu hai un cane, vero, che si chiama Fiocco? Sì, ho un cane. Cosa mangia il tuo cane? Allora, lui mangia croccantini, mangia l'umido. Una cosa molto simpatica è che gli piacciono tante delle cose che cucino, e per esempio gli piace molto il mio hummus. L'hummus piace tanto anche a me, devo dire la verità, sono brava anch'io a fare l'hummus. Dei pochi piatti, come dire, vegetariani che mi piacciono molto. Ma vive lì con te il tuo cagnolino? È un cane piccolo, grande, medio? Medio-grande. Medio-grande, no, perché qui siamo tutti appassionati. Noi tutti abbiamo cani, alla zia Cris. La mattina ci confrontiamo come stanno. Esatto, la mattina la prima domanda è come stanno i nostri cani, insomma. Senti, abbiamo fatto bene, guarda, abbiamo finito di fare lo strudel, che facendolo, vedi, tagliuzzato così, viene anche bello poi da presentare, no? Perché lo spennelliamo con l'acqua. Io lo spennello solo con l'acqua, che ci faccio aderire un po' di semi di papavero. Poi in forno 30-40 minuti, 180 gradi circa. Vedi? E vado a tirar fuori adesso quello già pronto. Esatto, no, perché io stavo dicendo, no, ma mettici un po' di uovo, poi ho detto, no, l'uovo no. Però per lo scopo devono aderire i semi di papavero, vanno bene, va bene anche un po' di acqua. Assolutamente bene. Ecco, quindi hai detto 180 gradi? 30-40 minuti, dipende proprio anche dall'umidità delle verdure, quanto rimangono umide, anche il forno quanto asciuga. Dai, andiamo a vedere com'è venuto questo piatto, così lo assaggiamo e così ti do il parere, Carlotta, che almeno vediamo se... Sì. Comunque complimenti, perché insomma alla tua età sei stata proprio brava e insomma fare sempre delle cose nuove, come dico, e la cosa, dimmi Lorenzo. Poi, cioè, si usa sempre il termine influencer con questa accezione paternalistica negativa, cioè no, come se fossimo dei senza Dio e senza cioè c'è gente che ha tanto da dire perché l'ha studiato, l'ha creato, l'ha costruito, cioè non è che mettiamo tutti magliette, ecco, volevo dire questa cosa. Esatto, cioè, poi ci sono anche gli influencer che non contano niente, e come è giusto quello... che sia, no? Però invece ci sono quelli bravi e a noi piace assolutamente parlare anche di tutte quelle che sono le nuove, non mi piace chiamarle mode, perché poi le nuove correnti di pensiero che attraversano naturalmente il nostro, l'arte culinaria italiana. Guarda, questa pasta che rimane bella croccante. È anche scura, vero? Sì, perché si è dorata, vedi che proprio... Io adesso lo taglio a metà, poi dopo facciamo l'effetto. E questo con cosa lo possiamo mangiare? Da solo così? Ma questo così, oppure anche con una salsina di verdure vicino, se vogliamo rimanere sul vegetale. Se no, generalmente si fa il classico, una fonduta di formaggio calda vicino. Se vogliamo rimanere col vegetale, perché non una crema di peperoni? Giustamente. Carlotta, siamo state brave? Bravissime, complimenti. Vorrei mangiarlo anch'io quello strudel. Dai, va bene, allora ti aspettiamo. Un bacio grande, Carlotta, grazie. E in bocca al lupo per la tua avventura, grazie. Grazie. Bello anche da vedere. Io vado dal mio...